Mi sa che andremo in, Manci, no. Andremo in ordine così. Avete un ordine autoindotto? No, un ordine casuale in questo caso. Allora, sono Bruna Mancini, io insegno letteratura inglese all'Università della Calabria e devo dire che ho incontrato l'ebook, soprattutto nella casa editrice Liguori, circa 2-3 anni fa, perché dovevo pubblicare i risultati di una mia ricerca. E è venuto fuori questo volume che si titola Sguardi su Londra e parlando con il dottor Liguori, Guido Liguori, mi aveva proposto una serie di versioni. Naturalmente era andata con una proposta abbastanza tradizionale, quella del volume in stampa, no? Poi prima si parlava del piacere del testo, per me cito Barthes, ma io parlo proprio del piacere del libro. Io sono una di quelle che ama molto i testi, la carta, odorare la carta, mi piace sfogliare i libri. Però quando mi ha proposto questa nuova versione, o più versioni di questo per pubblicare il testo, mi sono lasciata molto incuriosire, perché tanto per cominciare l'ho pubblicato on demand, per cui questo richiedeva tanto per cominciare che le persone chiedessero, no? Di avere il volume, il volume gli veniva inviato in qualche modo, e questo ovviamente era pensato anche perché si abbattevano molto i costi del lettore. E poi mi è stata proposta la versione anche ebook, che ho accettato in maniera entusiastica, perché mi è piaciuta molto come idea, mi ha fatto vedere come funzionava. Quindi il vero problema è che il mio volume non è pensato come e-learning, diciamo. È un volume tradizionale che però ha anche questo formato elettronico. E devo dire che ci ho pensato anche per un motivo abbastanza legato alla mia esperienza. Io vengo dall'Università della Calabria, non so quanti di voi sanno conoscono questa università, comunque è in provincia di Cosenza e diciamo sta a Cosenza come Fisciano sta a Salerno. Quindi è un campus enorme, avevamo una sola libreria e ci sono veramente seri problemi per gli studenti che sono lì giù, siamo lì giù, ad avere tutti i testi disponibili. Bisogna aspettare molto tempo. E quindi, tanto per cominciare, mi è piaciuta ed è stata utilissima, devo dire, la versione on demand, perché gli studenti chiedevano il volume e lo avevano immediatamente, quindi erano strabiliati da questa cosa. E poi la versione ebook, che gli ha permesso di scegliere per esempio capitoli di cui avevano necessità, non prendere l'intero libro, ma capitoli di cui avevano necessità, per esempio che stavamo studiando in quel momento, e averli subito, immediatamente. I ragazzi hanno una grandissima abilità all'usare i computer, sono bravissimi in questo. E soprattutto, e questa forse è un'altra cosa che anche mi sento di dire, noi abbiamo un'università, siamo un'università molto giovane, io sono qui alla Federico II, sono laureata all'Orientale, sono università con una grande storia alle spalle. Un'università come l'Università della Calabria non ha una grande storia alle spalle, è molto giovane, diciamo. Però quindi non ha una biblioteca fornitissima di testi del passato, così come abbiamo quando veniamo qui a visitare le nostre biblioteche. Abbiamo costruito molto in questo tempo, in questo periodo, lavoriamo molto sul futuro, e la nostra università di umanistica, oltre a comprare molti testi contemporanei, sta molto puntando sull'ebook, ad esempio. Io mi occupo di letteratura inglese, è facilissimo avere testi reperibilissimi nel momento in cui si chiede, si compra e gli studenti lo possono subito visionare. È molto più difficile per noi avere testi, per esempio, che vengono dall'America, dall'Inghilterra, è molto complicata come situazione. Per cui stiamo puntando molto su questi testi e anche su quelli italiani. Quindi, dicevo, anche la nostra biblioteca quindi usa molto, e gli studenti usano molto, sia i libri ebook oppure anche le riviste in formato elettronico. Questi sono dei materiali di cui stiamo facendo grande uso. Quindi, ripeto, siamo stati un po' i primi, perché eravamo anche vista un po' strana l'idea di pubblicare questo volume che era cartaceo, poi pubblicarlo in questo modo. Però io ho avuto un'ottima, veramente superlativa, devo dire, esperienza, per cui quando mi è stato chiesto di venire qui a parlare di questo formato, ho accettato subito, e quindi sono assolutamente favorevole. Stiamo vedendo sul sito dell'editore appunto il volume che si può acquistare o per intero o anche per capitoli.
ciascun capitolo ha un prezzo diverso a seconda della lunghezza del numero di pagine. E io ringrazio anche Guido Liguori di avermi parlato di questa possibilità, perché effettivamente mi ha permesso a studenti di leggere veramente il libro invece di fare le fotocopie, perché questa è un'altra grande piaga naturalmente. Invece a loro conveniva, tra virgolette, comprare il libro in questo modo piuttosto che fare le fotocopie, e questo ovviamente è una cosa interessante per noi. Vi ringrazio. Grazie. Bene, chi è il prossimo?